io sarò circa un paio d'ore, mi trattengo. Aspettiamo un po' che le signore finiscono di parlare. No, perché ci tengo, è la prima volta che conosco, te ti conosco un sacco di tempo, no? Ormai mi sopporti. Pia Locatelli, invece penso che sia... Ecco, una delle cose che ho imparato da questa campagna, io confesso la mia ignoranza, non conoscevo Pia Locatelli. Quando lui me l'ha annunciata, ho guardato un po' su Wikipedia, mi sono inginocchiato e oggi invece la vedo per persone. Un messaggio che va soprattutto a questo giovane, no? Corrado, io ho 67 anni, così mi presento pure io, no? E siccome ho fatto un po' di cose nella vita, no? Ho detto, ma per trovare un po' di entusiasmo bisogna farne una nuova a 67 anni, no? Ritenendomi diversamente giovane, qui parliamo di disabilità, io ho una nipote che ha problemi, nipote acquisita, quindi ancora più legale, in un certo senso, a 40 anni, ho detto, cosa si può fare? È venuto questo personaggio, Luca Fantò, che conosco da parecchio tempo, e sto sempre vicino al giornale che ho fondato 12 anni fa, sono vicino dall'inizio, quando non contava nulla, adesso viene censurato, quindi vuol dire che conta, e mi ha detto, ma perché non ti candidi? Vedi che ti candido un terzo nella lista del plurinominale, quindi vai a massacro, no? Sostanzialmente. E a me le sfide piacciono, no? Allora io 67 anni cosa ho fatto? Non vi sto a tediare. Vengo da una famiglia di insegnanti, un insegnante elementare e un papà che è arrivato fino a fare il presidente. Ho fatto il ricercatore universitario a Roma, mi sono laureato in ingegneria elettronica qualche secolo fa, ho fatto il ricercatore universitario precario, poi sono andato in una multinazionale svizzera nel campo dell'elettronica. Lo dico per dire che vorrei che tu un domani raccontassi cose ancora più belle, no? Poi per circa 20 anni ho lavorato nel campo dell'informatica, ho avuto il piacere di lavorare con Steve Jobs personalmente, e questo è un orgoglio che non mi tocco, mi rimane lì nel campo dell'informatica. Poi sono stato un imprenditore costituendo un'azienda che aveva circa 150 punti vendita di informatica in Italia, aveva anche delle sedi all'estero, e poi mi hanno attaccato le banche. Qui nasce la mia passione per le banche, anzi mi ha attaccato una multinazionale italiana con cui ho avuto la sfortuna di vincere una causa e di conseguenza le banche ci chiusero i fidi, questa è l'Italia che tuttora esiste, e poi non sono un tipo che molla, mi sono ricostruito, sono venuto qui a Vicenza a fare un po' di consulenza, poi ho abbracciato, ero sponsor di una squadra di pallavolo, invece l'ho presa in mano completamente quella di Vicenza. Ho occupato le scene sportive per tanto tempo, ho portato Vicenza da mezzo terrone, che sono un po' napoletano, un po' romano, ho portato Vicenza ai massimi livelli europei per la polo femminile, vincendo delle coppe e così via. E poi nel 2006 ho fondato un giornale, perché l'informazione locale la vedevo, io scrivevo già per Mondadori, purtroppo Berlusconi pagava pure bene nella vita, no? Scrivo di marketing, no? E purtroppo ho avuto questa bella idea di scrivere un giornale perché non mi piaceva l'informazione locale, anche se mi occupavo di sport, però. Quindi è andata l'inchiesta nei miei confronti, fatta appositamente dai PM locali, questo fa capire qual è la procedura di licenza, tuttora è così, se non peggio. È andata un'inchiesta farlocca, ho perso la squadra, ho perso tutto quello che avevo. Siccome sono un tipo che non molla, cosa ho fatto? Dico a te per incoraggiarti, no? Invece di farmi uccidere, mi hanno ucciso non per la squadra ma per il giornale, no? Ho preso in mano il giornale direttamente. Mi sono iscritto allora dei giornalisti, ma come fatto che non serviva prima, e ho preso la direzione direttamente. Questa direzione non l'ho mollata per parecchio tempo, facendo inchieste, quindi pure qui, dando un po' di... Io penso un contributo alla città e un fastidio a chi sta sopra la città, sopra con questo senso qua. Poi è arrivato questo signore che mi ha detto, perché non ti candidi, no? Io ho fatto tante follie nella vita, mi sono candidato, quindi sono più giovane di te per come esperienza politica, perché tu hai cominciato un mese e mezzo fa. Tu hai detto un mese e mezzo fa. Io penso un po' qualche giorno dopo, oppure siamo coetanei come esperienza politica, perché la giornalista era abituata a criticare i politici, non so, o a sostenerli, no? Non, per lo meno le operazioni che fanno, non tanto le idee per me sono abbastanza, non ce la sono libertario, che tutti scrivono quello che vogliono, poi ho le mie posizioni chiaramente. Quando questo signore mi ha convinto a candidarmi, non per perdere, sapendo di non essere eletto, ma sapendo di poter dare un contributo, che questa è la,
la mia ambizione. Ho detto, vabbè, lo facciamo. Mi sono iscritto al Partito Socialista perché a me i civici ultimi non mi piacciono molto, no? Perché adesso c'è la moda che per lavarsi le mani di questo attacco alla politica, perché per definizione la politica è sporca, poi diventa questa cosa qui. Una volta la politica era un termine nobile, no? Poi per la corruzione dilagante che c'è, questo bisogna dirlo, politica è sinonimo di corruzione, è sinonimo di tante pessime cose, come potere, no? Potere è una parola che va esercitato. Però oggi quando dice potere dice qualcosa di negativo, perché gli esempi di politica negativa e gli esempi di potere negativo sono preeminenti rispetto all'esercizio corretto del potere in base delle idee politiche. Questa è la cosa. Poi mi sono impegnato e ho deciso di fare una cosa. Contestualmente all'accettazione della carica mi sono dimesso da direttore del giornale. Non ero venuto, rimango editore, in una società che fa l'editore editrice, perché qualcuno sperava che me ne uscissi. Non scrivo più di politica, non penso di aver scritto più nessun pezzo di politica nazionale da quando mi sono candidato, e ho preso un direttore di livello e mi sono impegnato in questa cosa. Quindi 20 giorni no, perché io, come diceva Alessandra, poi si continua, no? Come diceva anche Daniela, io ho abbracciato questa cosa non tanto per far vedere, per cercare di capire se un po' della mia esperienza può essere utile, anche del mio istinto. Si parlava di istinto, no? Si parlava di aggressività che nasce però da tante situazioni già vissute, può portare un contributo. E quindi io continuerò questa attività, dove sto sistemando i giornali in modo che possa andare avanti con le sue gambe, a 160.000 utenti unici, con efficienza più comunque. L'altro giorno il segretario ha fatto un esposto all'Agicom, perché il giornale locale, e mi dispiace che la collega non ci sia, ha completamente cancellato il nome insieme dal giornale. Non esiste una foto nostra, non esiste un articolo, se non due di cui una citazione con lei, completamente cancellati. Quindi io non ho fatto polemica, se io non fossi iscritto, se non fossi candidato l'avrei fatta pesantemente. Siccome sono candidato mi sono tolto un diritto di protestare violentemente, l'ha fatto Luca facendo l'esposto all'Agicom, che è stato riportato soltanto da un altro mezzo locale. Comunque, questa è l'informazione. Torniamo, io ho rotto le scatole, il messaggio è continuare a rompere le scatole, invece che soltanto in giornalismo, anche in politica. Qui siamo tutti addetti ai lavori, cioè tutti appassionati di politica. Allora io dico, vi prego, quando stasera, prima di mezzanotte, pubblicheremo questo video, che lo pubblichiamo tutto, tutte le manifestazioni a cui ho partecipato le ho registrate e passate tutte, diffondetelo su Facebook, in modo che la cerchia di chi ascolta, io dico non noi, non me, ma Piano Catelli, e senza mancare rispetto agli altri, si possa allargare, altrimenti ci parliamo fra di noi che già siamo più o meno convinti. Invece se certe parole nuove, specialmente di una non candidata, no? Perché Piano Catelli, deputato uscente, ma non si candida, no? Quindi potrebbe essere più disinteressate queste parole, porta delle parole in cui le mie, quelle di Daniela, quelle di tutti, sono di parte e interessate. Quelle di via possono essere di parte, ma non interessate, no? Giustamente. Quindi vi prego, stasera io cerco di taggare il più possibile, ma cercare di smucinare voi, e so che Daniele lo fa sempre, e quindi mi mandate in giro questa. Che questi contributi. Tre cose, e poi ma tre flash. Informazione. Non è un incarico che do, Pia Manetti è vicepresidente dell'Internazionale Socialista, è un mandato che do da cane da guardia del potere, no? Perché vorrei solo due volte, come giornalista che rimango e come apprendista politico insieme a Corrado, magari vediamoci un po' di volte, no? Tu sei a Vicenza? No, io sono più verso Padova. Non fa niente, vengo a trovarti. C'è una legge in Senato, una proposta di legge, che giace da anni, quella di rendere meno percorribili le vie delle indicazioni verso i giornalisti. Io oggi l'Ossigeno per l'informazione, che è un'agenzia che tutela i giornalisti attaccati, in un mese mi ha inserito due volte in quella lista, difendendomi, facendo due dichiarazioni. Quindi c'è una legge che proprio di proposta PD, tra l'altro, che dice se un qualche signore, Zonin nel caso specifico, ti denuncia per un milione di euro che ti dite temeraria, si può fare perché se ha ragione, giusto lo faccia, ma siccome è uno strumento per uccidere l'informazione, mette intanto a garanzia in tribunale una fiduzione o un importo equivalente di un terzo dell'importo che chiede per danni. Perché oggi è una tecnica per zittire i piccoli giornali, quelli che non hanno assicurazione a copertura, che non si possono permettere, oppure che potrebbero anche pagare il premio, ma le assicurazioni non glielo danno perché non sono affidabili,
ti denuncio 3-4 volte con 3-4 cause che devi pagare, aiuti. Perché se ti danno ragione, ma ti danno ragione post mortem, questo non serve. Quindi io mi auguro che chiunque vada in Parlamento prenda in mano quella disegno di legge, firma Filippina, se non sbaglio. Comunque c'è, se poi lo procura, ma c'è nel PD e lo porti avanti, perché ho il timore che anche nel PD qualche pressione per non farla andare avanti ci sia stata. Perché poi è di proposta del centro-sinistra. Questa, perché se non c'è informazione non c'è speranza. Se insieme si dà da fare, ma i giornali locali lo oscurano completamente, e poi c'è proprio speranza. Adesso io ho un giornale, quindi qualcuno lo vedrà. Però non può essere sempre mi faccio il giornale, insomma. Seconda cosa, lavoro. Omba è un esempio, no? Omba, qui ci chiama Omba, per fortuna che qualcuno trova collocazione, ma non è detto che gli altri 100 trovino collocazione, no? Per la Omba. Però è anche vero che il titolare della Omba è il socio di riferimento della Carige, che ha trovato decine di milioni di euro da versare pochi giorni fa per la bandita capitale e non trova quei soldi che servono per un'azienda che mi dice anche lo stesso amico Marchioro. Dal punto di vista di produttività c'è, guadagna, ha dei problemi di cassa perché qualcuno non paga. Qui c'è il tema della giustizia, perché c'è chi non paga, condotte non paga, e quindi va in risalire il fornitore oltre al cliente. E questo è Embraco, bel ottimo successo, però Embraco dove sta dislocando le sue fabbriche, le sue aziende? Io sono europeista, no? La sua liberale, tanti anni fa, di sinistra, ma Europa. Europa più giusta. Io sono europeista, ma l'Europa più giusta. Io non rispondo. Europa politica, Europa politica delle nazioni con normative fiscali di costo del lavoro che coi tempi giusti, ma se mai si parte e mai si arriva, sia più giusta. Perché il bilancio dell'Europa è un caffè al giorno di ogni cittadino europeo. Quindi... Se, ma se l'Embraco va in Slovacchia, in cui il costo del lavoro è un terzo, e se va in Slovacchia, in cui scopriamo adesso che regna la 'ndrangheta, allora mi preoccupo se l'Europa non diventa veramente Europa. La Lovato Gas, si prende le picchette e così via, invece che 90 persone ne hanno licenziate 67. Dove va? Nella Polonia. E la Polonia è lo Stato europeo meno europeista. Quindi secondo me io sono d'accordissimo con l'Europa. Ho sognato l'Europa, ma quella dei padri fondatori, l'Europa. Non l'Europa di quelli che se ne approfittano quando conviene e la sfruttano quando anche conviene. Ultima informazione, Pia, do del tu perché siamo coetanei probabilmente, non lo so, poi sono meno brava, ma no, perché io mi sto dando la politica e tu esci, io arrivo e tu vai, forse non compio, sto facendo l'ennesima scelta sbagliata. Tra le leggi che hai citato, che sono merito di questa, io sono molto critico anche con me, però io faccio anche la scelta del meglio in base all'offerta che c'è sul mercato, no? Allora, avete dimenticato la legge 205 del 27 di dicembre del 2017. Io ho molto seguito a Vicenza e ho subito le conseguenze le vicende delle banche, in particolare Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, che sono state completamente distrutte, specialmente Vicenza, da una gestione dissennata della proprietà del CDA, non la proprietà che mi scusa, e poi da mancati controlli e così via, però rimane la base, ma pessima gestione di base. Il 27 dicembre 2017, su iniziativa di Giorgio Santini, io critico spesso anche quelli con cui posso essere simili idee, poi bisogna dire che Santini, Filippin, Puppato, eccetera, eccetera, non so se c'è la tua firma in quelle di... Sì, scusami se ti... però sei a parte di Santini, Santini ha fatto un grandissimo lavoro per convincere il Parlamento a votare e ad approvare la costituzione di un fondo di ristoro per i soci vittime di reati finanziari. Allora l'Italia, come dicevo prima, era una battuta, bomba, sì, qualcuno sta dando un lavoro, però tutti, anche lì tutti dicono, lo sto scrivendo, ah ma sono soltanto 100 milioni in 4 anni. Intanto c'è un fondo, sto spiegando, io ho fatto lotte per la banca, intanto c'è un fondo, quel fondo è rifinanziabile, perché in 4 anni sono 100 milioni di euro, ed è rifinanziabile già con delle voci indicate. Scusate questo intervento tecnico, penso che la crisi della Banca Popolare di Vicenza, secondo me, è più grossa di quanto ci immaginiamo. E do un elemento a Daniela che mi auguro, a tutti auguro, ma in particolare lei di andare a portare, alzare la bandiera, non magari anche qualche laccia. Questo fondo può essere rifinanziato e sono già individuati le fonti di finanziamento.
che sono varie voci, ma in particolare i cosiddetti conti dormienti. I conti dormienti sono quei conti bancari, postali, assicurativi, che per un certo numero di anni, molti anni per le banche, pochi per le poste, che comunque non sono più di qualcuno perché nessuno li reclama. Non sono delle banche o delle poste o delle assicurazioni che ne hanno vantaggio a tenerseli, ovviamente è umano, no? Cioè dalla cassa, che però lo Stato può disporne in base a tutto quello che... In quella legge ha detto che fanno parte del finanziamento possibile, automatico, basta che il Parlamento lo decida, del rifinanziamento, i fondi dormienti. Si parla di cifre che nella valutazione minima si parla di 2 miliardi già disponibili, nella valutazione massima si parla di 15 miliardi già disponibili. Quindi primo conto è andare a vedere quanti sono. Sono dati pubblici, basta andare a dire, l'ho fatto in tempo, così si pesca. Il sottosegretario è sì. Quindi se io dico, ho detto l'altro giorno a un incontro, chiaramente mi hanno invitato in molti incontri di associazioni di soci di banche, no? Pieni, strapieni, di gente incazzata, dicevo, la soluzione è stata trovata. Io ho lottato perché mi sono riconosciute le responsabilità, ma le responsabilità finali, quelle legali, purtroppo, a Vicenza specialmente, non verranno mai riconosciute, e se verranno riconosciute, se non vanno in prescrizione, quando la maggior parte dei soci saranno purtroppo passati a una miglior vita, no? E il 65% dei soci truffati hanno più di 65 anni, ricordatelo. Significa che però c'è una speranza grossa, quel fondo, se voi, se il giorno in cui si insedierà il nuovo Parlamento, andate tutti, che non sono molto coraggiosi i vicentini, no? Non voglio togliere niente, se andate tutti sotto Montecitorio e dite ai 1000 parlamentari eletti, di qualunque colore, cioè con la bandierina di insieme davanti, no? Di modo che devono semplicemente fare in modo che quel fondo venga appena svuotato, 25 mesi fa presto, venga rifinanziato, avete ottenuto, sì, quindi si può rifinanziare, quindi la legge 205, secondo me, di cui anche la stampa dà poca notizia, è un risultato che noi dobbiamo scrivere. Alla fine l'hanno votata praticamente tutti i parlamentari, però l'iniziativa nasce da PD, e in particolare da Giorgio Fini, questo bisogna dire, è verità giornalistica. Io direi, la finisco qui con un'ultima cosa, Daniela. Di uomini o rappresentanti senza nulla togliere, ci sia un altro problema che rischia di uccidere Vicenza. Noi siamo a Vicenza, anche se io, lui è Vicenza 5, no? Caro, io sono Vicenza 2, quindi vado a Verona. Scusate, facciamo molte cose. Allora, i nomi inglesi si preoccupano del NPL, no? I crediti in sofferenza. Cosa è successo? Le banche sono state fatte fallire, la storia è lunga. E 18 miliardi e mezzo di crediti in sofferenza sono stati conferiti alla società dello Stato. Cosa vuol dire 18 miliardi e mezzo di crediti in sofferenza? 18 miliardi di sono denaro che può, mentre il valore delle azioni in parte era vero, e gli ultimi che hanno sottoscritto hanno cacciato 62 euro, no? E quelli i primi hanno pagato 20, quindi probabilmente quel danno presunto di 15 miliardi sarà 5, 6, 7 miliardi, che non sono bruscolini, per carità, anzi, però 18 miliardi NPL, lo dico a tutti quelli che fanno politica a qualunque livello, sono soldi veri che qualcuno ha preso o per pagarci il mutuo della casa, o per farci il mutuo di casa, o per finanziare l'azienda. Nel momento in cui questi NPL passano come sono già passati, non in mano alla banca, perché Intesa non li vuole, alla SGA che non è banca, vuol dire che automaticamente tutti i debitori sono classificati come cattivi debitori. Quindi, uno, sono in centrale rischi, quindi vuol dire che Giovanni Codiello, se ha quel credito lì, che magari poteva pagare nel tempo, diventa subito cattivo debitore. Se è cattivo debitore, gli viene chiesto il rientro automatico in tutti i fidi che ha in tutte le banche. 18 miliardi. Qualcuno sarà fallito veramente, qualcuno ci avrà giocato, ma molti no. Se quei 18 miliardi di euro, se soltanto la metà fossero di persone che in condizioni normali di esistenza del loro conto presso una banca, Intesa che non li ha voluti, no? Potrebbero ricontrattare con la banca, vedi, io ho dei soldi, non posso darti tu subito, facciamo un piano come si fa sempre, rifinanzi e ripartiamo. No, quelli sono morti. Quindi se non interviene in qualche modo, ma in tempi rapidissimi, perché sono stati già ceduti, questi 18 miliardi di crediti che verranno gestiti a computer, tu sei già cattivo,
e tu dammi i soldi, altrimenti ti pignolo la casa, ti tocchi il capannone. Lì c'è un dramma veramente tre volte superiore a quelle delle azioni perse. La finisco qui, ma penso che sia un problema estremamente grosso. Cioè, il dramma delle azioni svalutate, azzerate, può essere valutato 11 miliardi se le mettiamo tutte a prezzo di acquisto pari all'ultima azione comprata, ma sarà circa la metà storicamente. Ma sono 11, spero siano 11. Qui sono 18 miliardi di attività per la gran parte produttive, oppure di gente che si vedrà sfilar fuori la casa, perché di fronte non c'è una banca che ha interesse che riparta, c'è un'entità che ha interesse a prendere più soldi possibili e incassarli, punto. Scusatemi la lungaggine, ma questo so e questo vi dico. E questo anche localmente, tra questi mi impegno, cercare di far capire che sul lavoro, sull'informazione, sulla sicurezza del lavoro e sul denaro della gente, che significa dignità, io personalmente farò il massimo possibile. Grazie.